Benvenuti, oggi è mercoledì 19 giugno 2024. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.24. La luna sorge alle 18.12 e cala alle 3.12. Oggi si celebra San Romualdo. Il nome Romualdo ha origine tedesca e significa dominatore glorioso. Oggi, 19 giugno, è la giornata mondiale della drepanocitosi o anemia falciforme. La giornata è nata con il fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esistenza di questa patologia riconosciuta dall'ONU e con cui ogni anno nascono nel mondo più di 300.000 bambini. È molto diffusa nelle popolazioni dell'Africa, dell'India, dei Caraibi e del bacino del Mediterraneo. Sono 49 le candeline per l'attrice Anna Valle. Romana di nascita, a 13 anni si trasferisce a Lentini, paese d'origine della madre. Eletta Miss Italia nel 1995, nel 99 è scelta per un ruolo da protagonista nella fiction Commesse. Negli ultimi anni è la protagonista della fiction di successo Luce dei tuoi occhi. Festeggia 58 anni il giornalista e conduttore Mario Giordano. Dal 2018 conduce su Rete 4 Fuori dal coro. È caratterizzato dal timbro particolare della sua voce e dagli atteggiamenti scenografici con cui si approccia ai temi politici trattati. Immaginate un gatto peloso di colore arancione con striature nere, che è pigro, goloso di lasagne e non molto affidabile. Questo è proprio Garfield, il simpatico gatto creato dal famoso disegnatore americano Jim Davis. Il 19 giugno del 1978 la sua prima striscia a fumetti è apparsa su 41 giornali negli Stati Uniti, diventando la più diffusa al mondo. Garfield ha conquistato i cuori di milioni di lettori di tutte le età. Come è noto, i nostri occhi sono organi davvero straordinari. Sono costituiti da fotorecettori di due tipi, coni e bastoncelli. I primi sono deputati alla visione dei tre colori primari per la nostra ricezione, rosso, verde e blu. I secondi, invece, sono circa 4.000 volte più sensibili alla luce e sono impiegati per la visione al buio. Buongiorno ai 12. Oggi una profonda luna in Scorpione si intende con un altrettanto profondo ma saggio Saturno in Pesci. Cosa vogliono dire le stelle? Vediamole insieme. Ariete. Decisamente quel Saturno in quella posizione vi vuole fare riflettere su qualcosa del passato, un passato superato, un passato che finalmente non reca più i limiti di prima per voi e per chi amate. Bene, procedete verso il futuro. Toro, la giornata di oggi è una giornata decisamente molto piena e ricca. Un debole sestile di Marte riequilibra la quadratura pesante che ha sul Plutone. Ed è proprio Mercurio e Venere quelli che rendono complici Marte di una capacità di essere attivi, ma anche di essere diplomatici e di ottenere dall'interlocutore ciò che si desidera. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata molto interessante proprio perché il vostro Mercurio con la morbida Venere sta tentando di risolvere qualcosa in positivo sia in termini economici e di vantaggi che dialogando anche con Marte in termini di incisività e grande carisma passionale. Oggi, insomma, potrete ottenere ciò che volete se solo siete diretti, chiari e pianificati. Cancro, la giornata di oggi è una giornata che ha a che fare con una Venere che dialoga con Marte assieme a Mercurio. È una giornata oggi di grande pulsione passionale e di grande intesa. Nettuno vi confonde ancora. Insomma, vi sembra troppo bello per essere vero? Beh, le stelle dicono che è vero, quindi rassegnatevi al vostro splendido futuro.
Leone, la giornata di oggi è una giornata molto interessante proprio perché Giove sta sospingendovi a pensare in grande. Seppure i dubbi di Mercurio e di Venere sono ancora lì, con qualcosa che non vi funziona del tutto, data anche la quadratura caotica di Mercurio, invece di soffermarvi su tutta una serie di piccole incertezze, guardate in una visione più ampia ad un progetto ambizioso al quale impegnarvi mentalmente sarà un toccasana. Vergine, è decisamente molto interessante questa configurazione di Mercurio che con Venere riesce a essere molto più empatico e a farvi conquistare finalmente l'amore. Vi sentite un po' stanchi, ma già da domani avrete una bella sorpresa. Con Marte, anch'esso complice, energie e dialoghi carismatici non vi mancheranno. Forse stavolta siamo veramente vicini ad una soluzione. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede un po' di noia, proprio perché dovrete essere diplomatici anche controvoglia rispetto a questioni familiari e di ordine pratico che proprio non avevate voglia di affrontare, ma invece ci riuscirete con la solita classe ed eleganza ed in maniera brillante, quindi siate sereni, affrontate tutto. Per la noia, beh, una telefonata importante oggi vi farà sorridere. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata splendida proprio perché la luna che ospitate vi dà tutte le certezze affettive e non di un Saturno che vuole incoraggiarvi. E se poi in più considerate che Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, beh, manca solo una cosa. L'avrete da domani. Sagittario, la giornata oggi presuppone tutta una serie di decisioni da prendere proprio perché dovrete finalmente decidere in cosa investire in maniera complessa nella vostra vita e cosa lasciare andare come qualcosa che non vi soddisfa pienamente. Cercate quindi di assecondare un bisogno più oggettivo che non uno sentimentale. Non è quello che vi piacerebbe, ma è quello che invece è più conveniente, la strada giusta. Capricorno, la giornata di oggi prevede una luna molto amica e anche il vostro pianeta Saturno che si ammorbidisce e si addolcisce nonostante Venere faccia i capricci e nonostante le provocazioni del partner che vi potrebbero risultare divertenti e comiche in taluni casi. Quindi un po' di ironia e vedrete che tutto si sistema. Acquario, giornata di oggi ancora con una luna un po' antipatica, ma più indaffarata a essere seriosa e dialoga un po' meglio con uno dei vostri guardiani, Saturno, quindi la rende un po' più oggettiva, più lineare. Il pensiero quindi può essere decisamente più ordinato come piace a voi. Quel Marte vi stressa ancora un po', forse un po' di pressione bassa. Del resto ricordate che voi siete il segno della circolazione periferica. Pesci, la giornata di oggi è una giornata splendida, una luna amica che fa brillare il Saturno nei vostri gradi e anche se il caos affettivo regna sovrano con quel Nettuno, il capitano del vostro segno, che ancora non riesce a brillare Venere e Mercurio, qualche stupenda novità arriverà comunque a confortarvi oggettivamente. Oggi è una giornata di risultati. Siamo nel bel mezzo della guerra di secessione, un conflitto che divide gli Stati Uniti tra quelli del Nord, che sostengono l'abolizione della schiavitù, e quelli del Sud che si oppongono. Ma il 19 giugno del 1862 una decisione storica è stata presa dal Congresso degli Stati Uniti. Per la prima volta è stato approvato il divieto della schiavitù in tutti gli stati della Confederazione. Pochi mesi dopo, il proclama di emancipazione emesso da Abraham Lincoln ha dichiarato la liberazione degli schiavi in tutti gli stati secessionisti. Many hands make light work. È un proverbio che significa letteralmente molte mani rendono il lavoro più leggero. Questo proverbio sottolinea che quando molte persone lavorano insieme, un'attività complessa diventa meno difficile. In altre parole, la collaborazione permette di raggiungere un obiettivo più velocemente. In italiano esiste un proverbio simile: l'unione fa la forza. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video.
Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La morte di Francesco Baracca fu un evento incredibile. Era difficile accettare che un pilota così invincibile potesse cadere in un combattimento aereo. Durante i 3 anni di guerra, Baracca aveva vinto ben 36 duelli aerei, diventando una leggenda vivente. Ma c'è di più nella storia di questo eroe. Circa 80 anni dopo la sua morte, sono venute alla luce delle lettere che hanno rivelato un lato inaspettato. Baracca aveva un legame con una giovane donna di nome Norina Cristofoli, destinata a diventare una famosa cantante lirica. Tuttavia, all'epoca, Norina aveva solo 15 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. E noi, da grandi amanti della vita, vi accompagniamo sempre verso l'inizio di una nuova giornata. Ci vediamo domani con l'almanacco. Buona giornata. Thank you.